siamo davanti a Gesù Maria, che oggi con lo splendere del Tule, che la Santa Chiesa propone alla nostra attenzione, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, troviamo questa santa donna di 84 anni, che San Luca ci dice, dopo il matrimonio si è rimasta a vita nel Tempio, e serviva Dio notte e giorni con digiuni e preghiere. E riceve, a causa di questo, come Simeone in uno, la grazia di poter vedere il verbo fatto carne, di procurare. Sapete che c'è qualche fonte che dice che questa donna abbia anche conosciuto il comune, è certo, se c'era una presenza nel Tempio, Maria di Nazareth, che era giovanissima prima di concepire, sappiamo dalla tradizione anche del suo stato, come era proprio nei bambini ebrei, erano dai 3 circa 12-13 anni nel Tempio. Forse questa santa donna era una delle donne preposte alla cura delle vergini del Tempio, potrebbe essere addirittura un caso di questo genere. L'importanza della cura di questa donna, come Dio, come San Luca, la evidenzia è non si allontana mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno di condizioni e preghiere. Attenzione, questa era vedova però, questi discorsi che possono fare le donne sole. Le donne che sono vedove, con le donne che scelgono, ci sono alcune sorelle che consacrare la vita al Signore, oppure, pur rimanendo nel mondo, di dedicarsi a Dio. Ecco, la cosa fondamentale è che la nostra vita deve assumere un orizzonte di donazione, di servizio, che o ci si dona completamente a Dio, in questo caso, o ci si dona a Dio donando sicuramente al prossimo, come è nel matrimonio, come è nel coniuge, aprendosi alla vita, cooperando con Dio all'opera della creazione, educando i figli. Ecco, ciò che non si può, non si deve fare, è una vita condotta per noi stessi, insomma, chiusi nel nostro egoismo e nelle nostre piccole cose, come questo ci diciamo a San Giovanni, che raccomanda di non amare il mondo e le cose del mondo. Il mondo non è altro che potremmo definire la congerie di tutti i divertimenti possibili. Il mondo non è altro che l'offerta di soddisfare tutte quante le nostre, a volte anche le aspirazioni, desideri, piaceri, il più possibile, nella consapevolezza, secondo il mondo, che la vita dura poco, presto finisce e quindi bisogna godersi il più possibile. In due parole, lo spirito del mondo è questo. Noi dobbiamo fare sempre molta, molta attenzione, e anche se pensiamo di essere vicini al Signore spirituali, mi raccomando, dobbiamo sempre tenere presente che noi viviamo nel mondo, che siamo circondati dal mondo e purtroppo i germi li inaliamo, li respiriamo, perché tante cose possono entrare dentro di noi anche senza che noi lo vogliamo, anche senza che noi ce ne accorgiamo. E dobbiamo sempre esercitare una grande vigilanza su noi stessi, perché lo spirito del mondo è micidiale. E anche se qualcuno in questi tempi di non troppo lucidità mentale anche da parte di chi vorrebbe averla pensa che possa andare d'accordo il mondo con Gesù Cristo, il mondo con Gesù Cristo non ci va d'accordo, perché Gesù lo vediamo sempre crocifisso. San Paolo dice che la croce è follia per il mondo, certo, perché la croce è la negazione di tutti quanti, non è che lo si diverte quando la croce o prova piacere fisico, ti deve proprio questa luce contraria, no? Quindi la croce simboleggia proprio la negazione dello spirito del mondo. San Giovanni dice chiaramente: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è lui, non sono due amori compatibili, o Dio o il mondo. Non c'è possibilità. Quindi una persona che è mondana, anche se pensa di essere cristiana, non lo è. Perché se sei mondano cristiano non lo sei. San Giovanni si congratula con i membri di nella sua comunità, specialmente i giovani, voglio riprendere questo passaggio per chiudere, dicendo: avete vinto il maligno, la parola di Dio rimane in voi, avete vinto il maligno. Oltre al problema che non esistente giustamente viviamo nel mondo e operiamo nel mondo e tendiamo la mano a tutte le persone che stanno nel mondo, giustamente non per farci risucchiare, ma per prenderle e portarle velocemente al Signore, che sono i nostri rapporti con il mondo, che rimane però un nemico della salvezza delle anime. Poi c'è un altro nemico, che è maligno,
come oggi purtroppo spesso e volentieri si pensa che si possa fare pace tra Gesù Cristo e il mondo, molti pensano che il maligno non esiste proprio, non c'è. Eppure la preghiera San Michele Arcangelo, che so che grazie a Dio si fa anche qui, diciamo, il tuo principe della milizia celeste, adesso le traduzioni sono differenti, io ho sentito che qui sarebbe meglio in latino, così è tutti quanti insieme, le traduzioni sono sempre un po' differenziate, il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina di caccia all'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che girano per il mondo per perdere le anime, girano anche oggi, anche purtroppo anche qui non c'è nessun posto per vederlo, che sia purtroppo che sia una zona franca, che sia disinfestata dai demoni. Se qualcuno lo conosce non lo dica, che ce l'ha subito, insomma, perché quelli meno li vede meglio sto, però purtroppo non possiamo toglierceli dai piedi in questo mondo, possiamo soltanto essere attenti, combatterli e vincerli, ma non fare finta che non esistono, no? Perché questo è quello che porta, no? E né tanto meno ignorare che per vincere il combattimento contro lo spirito del male per combattere la natura. E la preghiera del digiuno che tanto praticava di Sanna di Fanfella sono le armi fondamentali, ricordate la costituzione del Vangelo, questa specie di demoni non si vince se non con una preghiera e il digiuno, quindi se seccare il nostro tasso di preghiera, il nostro livello di preghiera e non viviamo anche un po' lo spirito di moltiplicazione cristiana, siamo versati facili. Molto facile cadere anche inconsapevolmente, come la maggioranza degli uomini purtroppo fa, nelle mani dei demoni, non fare la volontà di Dio, come dice San Paolo, come dice San Giovanni, il mondo passa con la sua coscienza, ma chi fa la volontà di Dio rimane eterno, ma purtroppo fare la volontà di qualcun altro, che è esattamente l'opposto di quello che Dio vuole. Beh, chiediamo a Dio Santissimo che ci aiuti a interiorizzare queste suggestioni, che ci dà sempre la luce per conoscere e combattere i nostri nemici, e la grazia di poter perseverare nella nostra amicizia e nel servizio al Signore, certi che per chi è in comune rispetto a Dio tutto va sempre bene, tutto volge sempre al meglio, perché la divina volontà ci protegge e ci guida, perché non cadiamo e perché dopo averla glorificata in questa terra possiamo poderla eternamente nel cielo. Siamo dati a Gesù e Maria.